Vediamo in questo video, non sopporterà di perderti quando lo colpirai nel suo punto debole. Prima di affrontare il tema, però, metti un like, condividi questo video con i tuoi amici, seguimi su tutti i miei social, ti ricordo di iscriverti al canale gratuitamente, ovviamente attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra diversi livelli di abbonamento. Abbonarsi è facile, basta andare alla home page, tastina abbonati, vicino alla tastina iscriviti. Se non lo vedi con l'app del cellulare, vai con il computer. Ma veniamo al tema. Non sopporterà di perderti quando lo colpirai nel suo punto debole. Allora, paradossalmente, un uomo si coinvolgerà con te, si innamorerà di te e non sopporterà di perderti, cioè temerà l'abbandono quando lo colpirai nel suo punto debole. Paradossalmente, anche uomini che prima non ti prendevano in considerazione, che prima non erano coinvolti, che prima non erano interessati. Questo sembra un qualcosa di strano, sembra un qualcosa di, che non ha senso, e invece il senso c'è e deriva dal fatto che se tu vai a colpire nel suo punto debole, vedremo cosa vuol dire colpire nel suo punto debole, vai a dare una botta notevole di emozioni, vai a erogare tante tensioni emozionali e gli uomini si coinvolgono e anche le donne quando vengono amplificati i loro turbamenti, perché amplificando i loro turbamenti darai loro emotività e questa emotività genererà comunque coinvolgimento, genererà comunque attrazione. È importante per te imparare a dare degli stimoli emozionali toccando i punti deboli. Ora, i punti deboli quali sono? Beh, sono emozioni compresse, rimaste inespresse all'interno della persona e proprio per il fatto che sono rimaste inespresse tendono a rafforzarsi perché è come dire, come se sono state messe in cambusa, no? E ovviamente tendono a spingere e quando qualcuno tirerà fuori lo zombie, cioè quando qualcuno andrà a, attraverso il suo comportamento a rievocare, diciamo così, sembra utilizzando proprio questa terminologia, a far riemergere queste emozioni, creerà un coinvolgimento molto molto forte. Quando qualcuno andrà a stuzzicare queste emotività, a far riemergere gli zombie che sono? Sono le emozioni che sono state compresse, otterrà dei grandissimi risultati, il risultato di sedurre, coinvolgere e far innamorare. Sembra strano, ma le cose funzionano in questi termini. Sembra strano, ma le cose vanno in questi termini. E allora devi capire quali sono i suoi punti deboli, quali sono le sue emozioni compresse. Intanto ci sono due livelli, no? C'è un primo livello che è l'area esistenziale nella quale queste emozioni possono essere compresse. Tu devi capire qual è l'area attraverso il dialogo, osservando il linguaggio non verbale. Le aree potenzialmente sono sei, sono i rapporti con la famiglia d'origine, i rapporti con la famiglia acquisita, i rapporti sentimentali affettivi, i rapporti passionali, i rapporti sessuali. L'immagine esterna del sé, cioè la realizzazione della vita nel lavoro, nel denaro, e l'immagine interna del sé, l'autostima fondamentalmente, quanto una persona si considera di valore, quanto una persona si considera valida. Ora, tu devi andare più o meno a toccare un po' queste aree, anche indirettamente, e poi osservare il tipo di risposta che ti dà questa persona. Se toccando un'area ti dà un rifiuto, raschia, vuol dire che quella non è l'area da prendere in considerazione. Perché se fosse l'area da prendere in considerazione, non otterresti nessun risultato, cioè otterresti invece un risultato di gradimento emotivo, cioè la parte emotiva gradisce, gradirebbe questo. Quindi,
verrebbe avanti, si mordicherebbe le labbra, si toccherebbe, si accarezzerebbe i capelli, no? Ecco, quindi tu andando così a toccare un'area dopo l'altra già vai a capire qual è l'area esistenziale dove ci sta il suo punto debole. E quindi andando già a fare solo questo, a sfrugugliare un po' in mezzo al suo punto debole, otterrai un primo coinvolgimento, perché la persona, in questo caso quest'uomo, diciamo, si sentirà, o questa donna, perché poi mutatis mutandis vale sia per le donne che per gli uomini, inizierà a percepire che tu stai dando tensione emotiva. Poi puoi capire ancora meglio, andando più in profondità all'interno di quella specifica area, qual è l'emozione che è stata rimossa, che è stata compressa, qual è lo zombie che deve venire fuori. E qua ce ne sono 7 possibili, che sono delle paure, la paura di essere abbandonato affettivamente, ad esempio, la paura del senso di produrre, di viversi un senso di colpa, la paura di essere disistimato, la paura di essere giudicato negativamente, la paura di essere rifiutato, la paura di essere svergognato, cioè comparato in modo fallimentare rispetto a qualcun altro, oppure la paura di essere condizionato, cioè indotto a fare qualcosa che non vorrebbe fare. Ora, queste paure possono esserne una, più di una, insomma, le aree possono essere una o due, insomma, anche qua. Quindi quando sei passata dal primo menu, scendi al sottomenu, vai a capire dove stanno le aree esistenziali, sempre utilizzando un'analisi indiretta. Poi le persone, diciamo che nel momento in cui tu hai agganciato, si innesca un fenomeno transfert, quindi una capacità delle persone, dei seduttori, delle seduttrici, è quella di far tirare fuori, far aprire la persona, seduce chi fa aprire, non chi chiude il canale, seduce chi dà stimoli emotivi, non chi chiude stimoli emotivi. E se tu impari a fare questo, beh, otterrai dei grandi risultati nella seduzione, perché non sopporterà più di perderti, ti vorrà a tutti i costi, perché tu avrai stretto un patto di alleanza analogico, inconscio, inconsapevole, con la sua sfera emozionale. Cioè la sua sfera emozionale ti vedrà un erogatore, un'erogatrice di tensioni emozionali e quindi, tra virgolette, si coinvolgerà, si innamorerà di te, quindi non vorrà perderti, quindi farà innamorare la parte logica che anche obtorto collo, diciamo, vivrà questo coinvolgimento, vivrà questo attaccamento nei tuoi confronti. E se tu riesci ad agire in questo modo, otterrai dei grandi risultati nella seduzione diventerai, diciamo, come dire, un simbolo, no? Cioè una persona in grado di sedurre, in grado di coinvolgere, in grado di far innamorare. Metti un like se il video ti è piaciuto e condividilo con i tuoi amici. Ti ricordo inoltre di iscriverti gratuitamente al canale!